Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a dipingere un disegno del mio album numero 1 e precisamente le rose che sono sulla copertina, ma questa volta non le dipingeremo in rosso, ma le dipingerò in giallo. Comincerò quindi con le rose in giallo. Questi sono i colori che userò per dipingere. Il bianco, tre tipi di giallo e alcuni tipi di marrone. Sono tre gialli perché il giallo è un colore che dà delle difficoltà quando si dipinge, perché è una tinta piuttosto chiara e sfumandola con altre tinte tende subito a scurire e a prendere una piega che poi non è possibile correggere. Quindi io consiglio sempre di usare almeno tre tinte quando lavorate con il giallo, in modo tale che possiate ottenere diverse sfumature di colore senza ingrigire troppo la tinta. Il pennello che andrò ad utilizzare è il mio solito pennello piatto, in questo caso un numero 8, che mi permetterà di stare all'interno dei petali senza dover passare troppe volte, mi permetterà anche di ottenere delle ottime sfumature. Sapete bene che amo molto i pennelli piatti e i pennelli tondi li utilizzo solo quando sono molto piccoli, che mi servono per fare delle linee. Tanto ho cominciato a dipingere dal petalo centrale utilizzando un giallo piuttosto chiaro che ho sfumato nella parte centrale con del bianco e sto procedendo nello stesso modo anche per i petali intorno. Ogni volta che prendete il colore, prendete la quantità sufficiente per lo spazio. Come vedete, ci sono petali che sono più grandi di stessi ed altri invece, quelli che sono sul lato destro e sul lato sinistro della rosa, che sono più sottili perché sono visti di traverso. In quel caso cercate di prendere meno colore in modo da rimanere all'interno del disegno. Adesso sto usando un po' di marrone da mettere nella zona che sta vicino all'altro petalo e che è in ombra. Ricordatevi sempre di tenere nella parte superiore del petalo un colore più chiaro, nella parte inferiore un colore più scuro, sempre sfumato con la tinta di base, che in questo caso è appunto il giallo. Quando i petali poi sono molto grandi, è necessario fare una differenza tra la parte centrale del petalo, quella in cui è gonfia, e la parte finale. In questo caso però questo problema non ce l'abbiamo perché questa rosa non è stata disegnata in una misura molto grande. Diciamo che è una rosa con delle dimensioni piuttosto normali. Se vi capita di sbavare in questa fase non ha importanza perché comunque avete la possibilità di utilizzare il colore finito sul petalo successivo per appunto dipingere quel petalo, anche se è sempre meglio rimanere all'interno del contorno con questa tecnica, in modo tale che poi quando andrete a fare il petalo a fianco non ricominciate con lo stesso colore, ma ricominciate con un colore che contiene un po' di marrone in modo da definire gli spazi di ciascun petalo e da anche da far comprendere che le parti interne della rosa sono quelle più in ombra, quelle che si fanno ombra proprio perché vengono dal cuore della rosa. Per disegnare questa rosa vi consiglio di fare una fotocopia delle dimensioni originali e poi di trasferirle sulla stoffa, onde evitare di ritagliare le pagine del libro, però volendolo potreste anche fare. Non sono riuscita a fare il video che prevedevo in cui dovevo farvi vedere come trasferire il disegno sulle diverse superfici. Purtroppo, come vi ho già spiegato nel video in cui
Ho condiviso con voi il mio album di disegni trasferibili che sono in una condizione di salute che non mi permette di stare seduta e quindi ci sarà parecchio da aspettare, ma immagino che tutto sommato non vi sia così complesso disegnare e riportare il disegno dall'album sul supporto su cui volete poi andare ad eseguire la vostra opera. Io vi ho già fatto vedere il mio metodo, potete andarlo a vedere per esempio nel video in cui dipingo le mele. Lì potrete vedere che io uso una tecnica abbastanza semplice quando si tratta di riportare il disegno sul tessuto, in quanto prendo il disegno stampato su un foglio e lo poso al di sotto della superficie del tessuto. In questi video sto usando dei tessuti di lino molto buoni e questi sono abbastanza trasparenti da potermi permettere di vedere il disegno sottostante. Altrimenti potete usare della carta copiativa o anche, se lo sapete fare, lo spolvero. Intanto la pittura della rosa sta andando avanti. Come notate, è un bel giallo intenso. È un lavoro fatto petalo petalo, cioè ogni petalo è praticamente finito quando io vado a dipingere quello successivo. Ora guardate come sto lavorando il cuore della rosa. Ho preso un po' di marrone e sto realizzando i petali frontali, quelli che praticamente staranno dopo il cuore della rosa, quella dove ci sono gli stami e il polline. Una volta fatta la parte più scura, che è quella di congiuntura, di passaggio da un petalo all'altro, la parte superiore prendo del bianco e del giallo che non mischio sul piattino, ma lascio che si mischino direttamente sul tessuto e quindi andrò a fare la parte superiore del petalo. Come ho spiegato nei video, nei primi video che ho realizzato, che vi consiglio di andare a vedere, io non uso fare il colore nel piattino, cioè creare il colore nel piattino, ma lascio che si crei direttamente sul tessuto utilizzando il lato sinistro, l'angolo sinistro del pennello piatto, prendendo un po' di bianco e un po' di giallo a seconda del colore che mi serve in quel momento e lascio che si mischino sopra il tessuto. Dipingo sempre rizzando solo l'angolo del pennello per andare nelle parti strette o per fare i lati ben definiti. Metto il pennello completamente piatto posato sopra il tessuto solo nel momento in cui devo fare grandi testure, quindi quando devo riempire il petalo. Come potete notare, questi video sono stati accelerati. Questo perché penso che forse vi rimanga un po' complesso seguire un video che duri più di 20 minuti e la lezione diventa troppo lunga e sicuramente anche noiosa. Quindi ho provato a fare un formato più veloce. Scrivetemi nei commenti se vi piace più questo formato corto e accelerato,
oppure quello precedente che aveva quasi i tempi normali di pittura. Anche perché tutte le varie fasi di lavoro si vedono bene e ci sono i tempi per rendersene conto. Poi ognuno di voi potrà fermare il video quando vuole se ci sta lavorando insieme, in modo tale da potersi soffermare e comprendere ciò che sto facendo in quel momento. Anche perché se il lavoro è troppo lento, forse si rischia di perdersi l'insieme e quindi non giova molto seguirlo tutto passo passo. Sono sempre disponibile a modificare i miei video nel caso pensiate che siano diventati troppo veloci. Per tutti coloro che sono alle prime armi e vogliono imparare le tecniche di pittura, in particolare quelle su stoffa, sappiate che trovate dei video adatti ai principianti e ci sono anche dei video che ho realizzato in cui parlo della tavolozza di colori o in cui faccio vedere come utilizzo il pennello e come prendo i colori. Per trovare questi video vi consiglio di andare sul mio canale e andare alla playlist e lì troverete la playlist tecniche di base e troverete anche una playlist dedicata ai video più facili, quelli proprio adatti per principianti, in cui dipingo un soggetto molto semplice, ma che vi permette anche di comprendere come utilizzo i colori e il pennello. Questo è naturalmente un lavoro molto più complesso e quindi è adatto soprattutto alle persone che hanno già una certa esperienza. Comunque consiglio di guardarlo anche se siete alle prime armi perché così verrete ispirati e migliorerete molto più velocemente. Come vedete, per dipingere i petali di queste rose, sto usando una tecnica dove i petali vengono dipinti uno alla volta. Questa tecnica può essere utilizzata sia per dipingere le rose, sia per dipingere le foglie, sia per dipingere i petali in genere. Ed è sicuramente anche la più facile da gestire quando c'è il disegno, perché voi avete il contorno del petalo o il contorno della foglia che vi fa da barriera e non vi permette di spostarvi col pennello sull'altro petalo a fianco. L'accortezza che dovete utilizzare è quella di tenere il petalo da una parte più scura e dall'altra che gli va a toccare più chiara. Cioè, non dovete passare sempre lo stesso colore da parte a parte. Come vedete, io sto mettendo, come ho già spiegato, il marrone verso il basso e il colore più giallo verso l'alto e il bianco per sfumare le estremità che voglio più chiare. Ci sono anche altre tecniche che ci permettono, in particolare, di dipingere le rose, che prevedono un lavoro fatto non petalo per petalo, ma utilizzando grandi macchie di colore ed è una tecnica che di solito si utilizza quando si dipingono i quadri ad olio. Questo perché il colore a olio è molto sfumabile, rimane fresco per parecchio tempo e può essere anche sovrapposto diverse volte con colori sempre più chiari. Questo invece nel caso della stoffa o per esempio dell'acquerello non è possibile, in quanto i colori bianchi, per esempio il bianco, non è coprente nella stoffa come lo sono gli altri colori. Quindi se andassimo a fare una rosa molto scura e avessimo bisogno di far distinguere i petali, il bianco non ci darà sufficiente garanzia che riusciremo a far vedere i petali come vorremmo.
Nel caso voi decidiate di realizzare questo disegno in acquerello, allora diventa ancora più importante il disegno e diventa ancora più importante che restiate all'interno di quelle linee. A meno che non facciate una tecnica dove volete che il colore trasbordi da una parte all'altra o addirittura goccioli. Il lavoro procede e sono quasi alla fine della pittura della seconda rosa. Manca ancora la parte centrale. Guardate come con l'angolo sinistro del pennello trasporto il colore marrone senza sbavare, facendo delle vere e proprie linee. Il vantaggio di questa tecnica è che la linea viene netta da una parte e sfumata dall'altra. Ecco perché uso questa tecnica e non uso un pennello tondo, perché poi sarei costretta a lavorare per più tempo. Perché nel momento in cui io vado a passare la linea dritta con un pennello a punta tondo, farei una linea molto netta. Che va bene comunque, ma è un'altra tecnica rispetto a quella che sto usando in questo momento. È la tecnica che io chiamo del contorno, cioè io faccio i contorni dei petali e poi coloro all'interno. Invece, con questa tecnica, io prendo il colore con l'angolo del pennello e lo trascino. Sulla parte sinistra si formerà una linea perfettamente dritta, sull'altra parte invece si formerà una sfumatura e questo è un grosso vantaggio perché, come vedete, poi vado a prendere del colore più chiaro, in questo caso un po' di giallo e un po' di bianco, e continuerò a sfumare quel marrone verso l'esterno del petalo. Sicuramente così è molto più complesso rispetto a quando invece si dipinge un disegno già contornato. Ma l'effetto è diverso, non è né più bello né più brutto, è semplicemente diverso, poi ognuno sceglie quel che più gli piace fare. Siamo ormai all'ultimo petalo della rosa. Vedete come ho fatto quel che stavo spiegando? Vedete? Quindi il pennello in quella posizione mi ha permesso di fare la linea di contorno del petalo più scura e poi l'ho potuto sfumare con del giallo e successivamente lo sfumerò anche con del colore più chiaro. Qui c'è una piega, quindi metto solo il giallo. Adesso vedete con il bianco e il giallo sfumo questo petalo. Quando avete finito tutte le rose, date uno sguardo generale e andate a schiarire le parti che vi sembrano sc troppo scure, oppure a definire meglio qualche angolo qui e là. Vedete? Il bianco va rimesso sempre alla fine. Ogni tanto bisogna soffermarsi per uno sguardo d'insieme.
In questo momento sto dipingendo il bocciolo, che dipingo con la stessa tecnica. E il bocciolo è molto più semplice perché è piccolo ed è molto concentrato. Stessa cosa, ho messo prima il marrone con l'angolo del pennello, adesso vado a sfumare all'interno con il giallo. I boccioni sono molto belli e vanno realizzati con cura. Necessitano sicuramente di un buon disegno. Vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale, attivando la campanella della notifica, così potrete seguire anche i prossimi video tutorial che seguiranno. E vi ricordo anche che i disegni che userò nelle prossime settimane saranno estratti dall'album numero 1 in vendita su Amazon, di cui trovate il link nell'info box. Il video finisce qui, vi ringrazio della visione, spero che vi sia piaciuto. La seconda parte potrete vederlo nel video di lunedì prossimo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do quindi appuntamento alla prossima volta, che sarà giovedì con il video facile. Arrivederci.